Veggente di Fatima, intercedete per la famiglia. Sor Lucia, tu l'hai detto, l'ultimo assalto della setta massonica, che poi è la setta del diavolo, è alla famiglia. Sor Lucia, tu l'hai detto, l'hai denunciato, la Madonna te lo ha rivelato, l'ultimo assalto della setta massonica sarà alla famiglia, e lo vediamo. Viene definito famiglia qualsiasi cosa, qualsiasi cosa. Vergine Santissima, difendi la famiglia. Vergine Santissima, difendi la famiglia. Vergine Santissima, converti i peccatori, guarisci i peccatori. La Chiesa Cattolica non ha mai condannato il peccatore in sé, ce lo dice il Vangelo di oggi, ce lo insegna la carità. Anzi, tu Vergine Maria ci obblighi di pregare per i peccatori, quindi di amare i peccatori impenitenti, è chiaro, noi lo siamo, ma indegnamente lo siamo in modo penitente. Invece vi sono i peccatori che lo sono in modo impenitente, e mentre noi sul letto di morte ci pentiamo di tutto il bene che non siamo riusciti a fare, il peccatore impenitente sul letto di morte si pente di tutto il male che non è riuscito a fare. Quindi come può salvarsi il peccatore impenitente? A Santa Faustina Kowalska, quando il Signore la mandò nell'inferno, la fece scendere nell'inferno, le anime dannate, alcune di loro dicevano: noi stiamo qui perché fino all'ultimo abbiamo rifiutato la misericordia di Dio, fino in ultimo abbiamo rifiutato la misericordia di Dio, come disse Benedetto Croce a Natuzza Evola. Natuzza Evola non studiava storia, filosofia. Ebbene, a questa donna che non sapeva neanche chi fosse Benedetto Croce, anzi voleva farsi la croce, lui disse: no, non la puoi fare, fermati. Disse: vedi Natuzza, quanti granelli di sabbia sono sulla spiaggia, vorrei fare tante penitenze pur di passare quella porta, cioè la porta del paradiso, ma mi sarà sempre chiusa, perché più volte la Madonna mi diede la possibilità di salvarmi, ma io la salvezza l'ho sempre rifiutata. E infatti, andando a leggere la biografia di Benedetto Croce, dice: quando già da adolescente disse di no alle credenze religiose, non predicò più. Quando morente mandò via padre Riccardo Lombardi, che il Papa gli aveva mandato, Pio XII, e abbiamo visto i suoi genitori, Luisa Sipari e Pasquale, i suoi genitori religiosissimi, gli raccomandarono di non seguire le lezioni del suo zio, il prete apostata Beltrando Spaventa. Ma i genitori morirono sotto il terremoto di Casa Micciola, e quindi lui finì proprio in casa di quegli zii e perse la fede. Nella casa degli zii Spaventa, del prete apostata Beltrando, perse la fede. Quindi ciò che Benedetto Croce dice a Natuzza Evola è riscontrabile alla perfezione nella sua autobiografia. Quindi chi rifiuta la Madonna, chi rifiuta la preghiera, chi rifiuta la preghiera rifiuta il pentimento, fratelli e sorelle, rifiuta la felicità eterna. Ecco perché la Madonna ama i peccatori, non dice altro di pregare per i peccatori, ripeto, impenitenti, che rifiutano la salvezza, perché finché sono nel tempo si possono salvare, si possono riscattare, ma una volta usciti dal tempo la volontà rimane immodificabile. La nostra volontà, quando passa nell'altra vita, diventa immodificabile. Chi ha scelto Gesù, la Vergine Maria, la corte celeste, la abbraccia; chi l'ha rifiutata la respinge. Non è Dio che manda all'inferno, è il peccatore impenitente che si esclude dal paradiso. Sia ben chiaro, Dio non poteva creare l'inferno, il male. Dio ha creato la felicità per le sue creature. Quindi, Vergine Santissima, salva le famiglie.
libera le famiglie dai tanti mali e riscatta i peccatori. Converti i peccatori con la tua presenza. Tutti i grandi santi dicono che i grandi peccatori si convertivano solo ad un nome, la Vergine Maria. Non si convertivano per nulla, ma quando sentivano il nome della Vergine Maria, sentono il nome della Vergine Maria, si convertono. Gesù benedici il matrimonio, benedici il fidanzamento. Ecco, il fidanzamento. Quando ci si fidanza più volte, ci sono tutte le condizioni per un fidanzamento, tutte. L'affetto, l'attrazione, le inclinazioni, le stesse tendenze. Di colpo il fidanzamento svanisce nel nulla. La prima volta, la seconda volta, la terza volta c'è l'impedimento, c'è il maleficio. Quindi bisogna pregare il Signore perché liberi il fidanzamento dai maleficio. Ne conosciamo purtroppo non pochi casi. Gesù libera il fidanzamento dal maleficio. Il maleficio interrompe i fidanzamenti fondati e fa scegliere persone sbagliate. Quando i fidanzamenti sono fondati si interrompono. Quando vengono scelte persone sbagliate si vive di fantasia e passano gli anni e si considerano fidanzate persone che non lo sono affatto. In un modo o nell'altro c'è il maleficio. Quindi Gesù libera il fidanzamento dal maleficio. Conduci le persone che hanno la vocazione al matrimonio ad arrivare dinanzi all'altare, Gesù. Gesù benedici la salute fisica e spirituale. Gesù benedici gli infermi. San Camillo de Ledis, Maria Nascente, San Biagio Taumaturgo, San Giuseppe Moscati, Santi Medici Cosma e Damiano, benedite gli infermi, proteggete gli infermi con la vostra preziosa intercessione. Liberate gli infermi da qualsiasi pericolo, da qualsiasi sofferenza. Adesso in questa preghiera di liberazione, poiché i messaggi che arrivano e tanti sfuggono anche nel corso della settimana, di visite mediche, di diagnosi, di interventi chirurgici, ripeto, tanti messaggi sfuggono anche, nonostante la nostra buona volontà di vederli. E allora noi in questa preghiera di liberazione inseriamo tutte le persone che in qualsiasi campo avranno bisogno nel corso della settimana. Quindi anche coloro che ci sfuggiranno sono presenti. Chiunque si rivolge a questo altare, solo per il fatto che si rivolge a questa preghiera di guarigione, è presente in qualsiasi campo, ripetiamo, scuola, tribunali, ospedali, qualsiasi campo. Gesù benedici la scuola. San Giuseppe da Copertino, benedici la scuola. Gesù ascolta Carmine. Carmine ha chiesto di benedire i suoi quaderni, i suoi libri, la sua cartella. Allora la sua classe, la maestra, la preside, tutta la sua scuola, i bidelli, tutti quanti. Gesù benedici la scuola, proteggi la scuola, Gesù, dal bidello fino al preside, proteggi tutti. Troppi ragazzi, fanciulli si fermano sulla soglia della scuola e vogliono ritornare a casa, sono colpiti dal panico. Non sappiamo, il bullismo, qualsiasi altro ostacolo, questi ragazzini hanno terrore della scuola. San Giuseppe da Copertino, Maria bambina, tu che da Sant'Anna e San Gioacchino da piccola fosti portata nel Tempio, a servire nel Tempio, benedici tutti i fanciulli che vanno a scuola, proteggi tutti gli studenti dall'infanzia fino all'università, proteggi tutti gli studenti e benedici tutti i docenti e tutti i discenti, tutti quanti, tutti,
tutti coloro che collaborano al benessere della scuola, soprattutto i bidelli, perché loro sanno più di tutti. I bidelli sanno più del preside che sta chiuso nel suo studio. Quindi benedici tutti, proteggi tutti. Gesù, benedici i tribunali. Troppo sangue innocente, rovinato nei beni e nella libertà. Tante volte le famiglie si ritrovano in un procedimento, non sanno neanche come, civile, penale, non sanno neanche loro come ci si sono trovati. Come dice il proverbio antico, i proverbi antichi non sbagliano mai. Il proverbio molisano dice: alle carceri e all'ospedale ognuno ci tiene a preta, alle carceri e agli ospedali ognuno ci tiene a preta. Significa che tutti, prima o poi, ci possiamo finire, sia nell'ospedale spesso, sia anche nella prigione. Quindi, fratelli e sorelle, dicevamo, troppo sangue innocente, rovinato nella libertà e nei beni. E allora chiediamo a San Giuda Taddeo, il santo che vuole essere invocato, ha promesso grazie straordinarie, importanti, perché è molto dispiaciuto l'apostolo San Giuda Taddeo. Dice, lui lamenta, siccome c'è il nome di Giuda, mi lasciano, nessuno mi invoca, solo che leggono Giuda sorvolano, ma io prometto che chiunque mi invocherà, io farò dare dal preziosissimo sangue, farò concedere grazie infinite. Quindi invochiamo nei tribunali San Giuda Taddeo, Sant'Alfonso Maria dei Liguori e Santa Susanna in mezzo ai vecchiacci col profeta Daniele, affinché lo Spirito Santo sostenga i giudici, gli avvocati, i magistrati onesti e sproni quelli superficiali, quelli che per altri fini purtroppo non vedono bene come stanno le cose. Il Signore li sproni. Lo Spirito Santo dia forza, sempre più forza agli avvocati, ai giudici onesti, scrupolosi, e dia veramente un colpo di scuotimento a coloro invece che non sono tali. Gesù, benedici i campi, le coltivazioni. Sant'Isidoro da Madrid, benedici l'agricoltura, benedici le coltivazioni. Sant'Isidoro da Madrid, benedici le coltivazioni, benedici i campi, benedici il mondo rurale, sempre attaccato, questo mondo rurale, sempre umiliato. Si compra centesimi dal mondo rurale e subito al primo passaggio si rivende ad euro. Questo mondo rurale sempre demonizzato. Oggi l'ideologia green è un'ideologia. Se l'ideologia green sostiene che le mucche inquinano, che le coltivazioni inquinano, chiudendo gli occhi sulle petroliere che vengono colpite nel mare, se chiude gli occhi sugli aerei che veramente inquinano, su tutti i complessi industriali, su tutti i passaggi chimici che avvengono nel mondo, allora l'ideologia green non può essere creduta e non può essere stimata. Vediamo infatti in Olanda, paese protestante l'Olanda, è nato il partito degli allevatori e dei contadini, che ha avuto un mondo di voti, ha avuto un voto proprio schiacciante, una aderenza proprio popolare schiacciante. Perché? Perché la gente sta capendo che qualcosa non va, qualcosa non va. Quindi Sant'Isidoro l'agricoltore, benedici il mondo agricolo, scendi nel mondo agricolo. Sant'Antonio Abate, San Filippo Neri,
San Tommaso d'Aquino, Beato Egidio da Taranto, intercedete per gli animali, proteggete gli animali, proteggete le mucche dell'Olanda, le mucche che devono essere soppresse, quindi gli allevatori giustamente insorgono, perché sanno che non è così, sanno che non è così. Anzi, sul fatto del surriscaldamento del pianeta, i grandi scienziati, Zichichi, Antonino Zichichi, Carlo Rubbia, lo stesso Prodi, è fratello di Prodi che fa parte del sistema europeista, però lui ha scelto la verità, questi cambiamenti climatici sono opera del sole, non sono opera dell'uomo, e sono grandi scienziati, anzi Antonino Zichichi dice che è presunzione che l'uomo attribuisca a sé il potere di cambiare il clima, quindi c'è tanto da discutere, non sono gli ultimi arrivati, a maggior ragione perché Prodi fa parte di una famiglia del sistema, ma è antisistema e anti-ideologia green. Quindi Vergine Maria, mettici tu le mani, proteggi gli animali, fa che gli animali non vengano idolatrati. Vedere dei cagnolini vestiti come persone, ma è inutile, vabbè, sì, si ha affetto, ma non bisogna arrivare a questi eccessi. Mi diceva una negoziante: il mio negozio va a rotoli, il negozio per gli animali sempre gente, compra le cose più stravaganti, don Giuliano, le cose costosissime più stravaganti. Ebbene, ci vuole un equilibrio, anch'io amo tanto gli animali, però devono stare al giusto posto, dobbiamo amarli ma tenerli al giusto posto, anche se è un po' difficile, perché siamo uomini, siamo presi dagli affetti e così via. Quindi gli animali non vanno idolatrati, è peccato, ma non vanno neanche torturati, e molti si divertono a torturarli, molti si divertono a torturarli. Abbiamo visto casi veramente incresciosi nella voragine di questo mondo liberale, un mondo vuoto. Ciò che ci fa paura è che nella mente della gente c'è il vuoto, soprattutto dei giovani, c'è il vuoto, e Dio ci liberi, e gli animali ne pagano le conseguenze in tal caso. E allora, Signore, se vengono torturati, falli morire di colpo, sottraili ai propri torturatori criminali in modo immediato, falli morire di un solo colpo, l'unico modo per sottrarli alla sofferenza, così ritornano nella mente di Dio a godere l'eternità. Loro hanno la mortalità dell'anima, ma la loro essenza ritorna in Dio, si regge in Dio, si mantiene in Dio. Da sola non potrebbe sussistere, ma si mantiene in Dio. Quindi gli animali, quando muoiono, tornano nella mente di Dio. Gesù benedice il lavoro. Lo stesso discorso del fidanzamento. Quando ce la mettiamo tutta in un lavoro, continuamente, si getta veramente il sangue, il sudore, da dirlo, ma il lavoro va male, se arriva a 90, anziché passare a 100, si ritorna a 10 continuamente, c'è il maleficio. Quindi bisogna pregare perché l'attività, il lavoro, la gestione venga liberata dal maleficio. Bisogna pregare, mettere anche questi audio che facciamo, perché quando uno sente l'audio e vi aderisce, prega, fratelli e sorelle, non è una voce sterile, significa che adesso nell'audio c'è tutta la nostra preghiera, don Giuliano e tutti voi, che siamo comunione dei santi, come dice il Vangelo, oggi quando due più di voi si mettono insieme e pregano il Padre mio. Adesso noi stiamo facendo proprio questo, stiamo pregando tutti assieme. Gesù, non farci staccare dagli altari delle benedizioni. Ecco, siamo venuti al punctum dolens. Fratelli e sorelle, troppi cattolici maledicono, troppi. La maledizione ci stacca da quest'altare. Qua ci sono solo elenchi di benedizioni. Vedete, questi sono elenchi di benedizioni. Nessun elenco di questi c'è scritto bisogna maledire. No, bisogna benedire, come dice la Madonna. Pregate per i peccatori, pregate per chi vi fa del male, il Vangelo, il perdono oggi. Allora, per essere chiari,
Questo altare ci insegna che anche se riceviamo dei torti, delle invidie, come no, le riceviamo, dobbiamo sempre pregare così. Signore, tutte le invidie, le maledizioni che vengono su di noi, sulle nostre famiglie, noi le rimandiamo indietro in benedizione. Noi le rimandiamo indietro in benedizione, perché la maledizione è quella cosa che chi la tira, in dialetto, la maledizione è quella cosa che prima o poi ritorna a chi la tira, che prima o dopo ritorna a chi la tira. Quindi la maledizione gira gira, ma poi ritorna da dove è partita. Quindi chi dice ho maledetto, vedo la rovina di quel cantiere, di quel matrimonio, ah che gioia, prima o poi ha scavato la fossa, quel male ritorna nella sua famiglia, nelle sue generazioni, ha rovinato la sua famiglia. È chiaro, fratelli e sorelle? Quindi mai maledire, sempre benedire. Infatti sugli altari delle tenebre contro nostro Signore Gesù Cristo, in cui si officia la notte alle 3, ci sono tutti gli elenchi delle maledizioni. Vengono pagati i maghi, vengono rilasciati i nomi, e i maghi ogni volta che fanno la messa nera, gli stregoni leggono quei nomi. Ecco perché ci si sveglia di soppiatto, perché arrivano tutte le onde negative. È chiaro? Quindi quelli sono gli altari delle maledizioni e fanno il loro dovere, per il libero arbitrio hanno fatto la loro scelta, la scelta di Satana. Poverini, eh? Questi però sono gli altari delle benedizioni. Quindi chi viene, si fa la comunione, viene in chiesa, prega e poi di colpa ha un maledetto, ce l'ho data la maledizione. Fratelli e sorelle, le maledizioni non si danno. Se viene fatto per un atto di rabbia, subito bisogna pentirsi. Chi ha maledetto e quando sta in piena calma conferma la maledizione, è in peccato mortale, è in peccato mortale. Sia ben chiaro questo. Quindi ditelo, perché c'è anche chi è abituato a dirlo ma non lo deve dire, perché è una cosa brutta. Si radicano soprattutto quelle dei genitori sui figli, sono terribili. Le maledizioni dei genitori sui figli sono terribili, arrivano alla quarta generazione. Che disastro, che disastro. Sono radicatissime, e per toglierle che ci vuole? Per ridimensionarle, perché una cosa che non si riesce a togliere con tutte le preghiere, le sante messe celebrate, vi rendete conto cosa fa il libero arbitrio quando uno dice io decido di fare questo male? Quindi il libero arbitrio ti fa firmare un atto o con Dio o con Satana, e c'è chi firma con Satana, e Dio si libera, inguaia se stesso e la sua famiglia, a chi gli appartiene. Quindi Gesù, non farci mai staccare dagli altari delle benedizioni. Facci sempre dire, tutte le maledizioni che vengono su di noi, noi le rimandiamo indietro in benedizioni. Perché Satana quando viene, trova la benedizione, precipita, trova lo Spirito Santo. Come si attacca a noi se trova lo Spirito Santo? E quindi noi non solo lo scacciamo da noi, ma lo scacciamo anche da chi ci maledice, perché se chi ci maledice all'invidia di noi si converte, avrà un rimorso, pregherà per noi, pregherà sempre per noi. Quindi ci andiamo tutti bene con la benedizione. Infatti benedire, con la maledizione ci va male chi la tira, e chi la riceve se la rimanda ricade nello stesso meccanismo perverso. Invece se benedice, chi maledice spezza, distrugge con la spada di San Michele Arcangelo quel meccanismo perverso. Quindi mai maledire, si muore, fratelli e sorelle, si va al cimitero, ci si danno anche l'anima per forza, ma i figli, i nipoti pagheranno. Che cose terribili sono le maledizioni in famiglia, ma tutte sono brutte, tutte quante. Ma quelle date dalle mamme sui figli, dai genitori sui figli, ci fanno vedere come sono terribili. Ecco, ci danno l'idea, ci fanno toccare come sono terribili. Gesù benedice tutti gli aspetti della vita, tutti quanti.
liberali dal maligno. Maria nascente, Madonna dell'8 settembre, libera tutti gli aspetti della vita dal maligno. E ora, dopo la preghiera di guarigione, liberazione, benedizione, protezione, conversione, passiamo all'esorcismo delle cose. Fino al Concilio Vaticano II le cose venivano prima esorcizzate dai ministri sacri e poi benedette. Invece dal Vaticano II in poi vengono solo benedette. Ripetiamo, per esorcizzare le persone occorre il mandato del Vescovo. Infatti noi facciamo la preghiera di liberazione. Invece per esorcizzare le cose qualsiasi ministro sacro può farlo, anzi dovrebbe farlo. Quindi qualsiasi ministro sacro può esorcizzare le cose. Esorcizzo di creatura acqua, creatura sale, creatura olio. Qualsiasi oggetto nobile ti trovi in questa chiesa, le macchine stesse, le case, tutto, affinché voi, creature nobili, esorcizzate, nel nome di nostro Signore Gesù Cristo, siate terrore per gli spiriti infernali. Ovunque essi si trovino, sia in persone che animali che in cose, voi li ricacciate negli abissi senza che possano più nuocere in alcun modo alle nostre famiglie, né col sangue, né con l'impedimento, né in qualsiasi altro modo. Esorcizzo te qualsiasi oggetto ignobile che derivi dagli altari delle tenebre e che i demoni stessi hanno portato nelle persone, nelle famiglie, nelle cose, negli animali, affinché voi, oggetti ignobili, esorcizzati, perdiate tutta la vostra carica malefica. Lo sguardo di Maria nascente e la spada di San Michele Arcangelo vi distrugga, vi frantumi una volta per sempre. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Fratelli e sorelle, dice l'Apostolo San Giacomo, quando uno di voi ha l'infermità, chiami a sé i sacerdoti della Chiesa e preghino su di lui dopo averlo unto con olio nel nome del Signore. E la preghiera fatta con fede salverà l'infermo. E il Signore lo rialzerà, se ha commesso peccati, gli saranno perdonati. Raccomandiamo al Signore questi nostri fratelli e sorelle perché dia loro sollievo, guarigione e salvezza. La guarigione dà anche l'assoluzione dei peccati, Sacramento. Per questa santa unzione, la sua pissima misericordia, ti aiuti il Signore con la grazia dello Spirito Santo e liberandoti dai peccati ti salvi e nella sua bontà ti sollevi. Amen. Quindi formula sacramentale, come quando si consacra Gesù, come quando si assolve con l'assoluzione, è forma sacramentale.